Nel post partita di Mazzara Leonfortese, terminata 1-1 qualche istante fa, siamo con mister Dino Marino. Mister, ci ritroviamo ancora una volta a commentare una partita decisa nei minuti di recupero. L'altra volta con Luis Imerio è arrivata una sconfitta. Questa volta la Leonfortese ha strappato un pareggio al 96esimo. Sì, brucia tanto, brucia, equivale a una sconfitta per noi, per come abbiamo condotto tutta la gara. Per ben 75 minuti abbiamo fatto grande calcio, abbiamo giocato bene, il Mazzara giocava palla, usciva da dietro, faceva le giocate in verticale. Purtroppo il calcio è questo, gli ultimi 15 minuti. E loro, la Leonfortese, non hanno fatto prendere palla e buttarla dentro l'area del Mazzara. Giocavano con 10 attaccanti. Ci sta, perché loro volevano pareggiare, ci sta. Hanno fatto pure 3-4 occasioni da gol, palo, traverse, ci sta. Ma noi non siamo stati maturi e bravi in contropiede a chiudere la partita, perché queste partite si chiudono. Alla fine la paghi, alla fine la legge del calcio è sempre la stessa. Se non chiudi la partita, alla fine la paghi. Resta l'amaro in bocca, peccato, è la terza o la quarta partita che la perdiamo al 96esimo, non mi ricordo se la terza o la quarta. E questo significa che siamo immaturi, siamo un po' immaturi, ma ci sta. E come dico sempre, sono tutti ragazzi del 2000, 2001, 2002. Oggi la difesa, ripeto, era un 2001, 2002, 2003, 2004. E poi giustamente si è infortunato Ventrone nel 2004. Ho dovuto mettere Camara a terzino sinistro perché il terzino sinistro De Martino si è pure infortunato. E Longo non c'era, Morasca non c'era. Oggi eravamo proprio, siamo arrivati agli ultimi 15 minuti che non ce la facevamo più. Eravamo proprio rimaneggiati, ma non è che sto giustificando. Diciamo che l'atteggiamento negli ultimi minuti non mi è piaciuto. Perché queste partite, per come loro giocavano, loro non hanno mai giocato a calcio, mai, questo è anticalcio. Loro prendevano palla e mettevano dentro l'aria, con 10 uomini lì. Sono stati bravi a pareggiarla, gli faccio i complimenti, ma sono i miei giocatori che devo tirare l'orecchio martedì, perché queste partite si chiudono. Ecco, mister, commentiamo i primi 75 minuti. Già nel primo tempo il Mazzara aveva avuto anche l'occasione sul finire proprio del primo tempo per raddoppiare. Nella ripresa sono arrivate almeno 3-4 occasioni. Cosa è mancato per chiuderla? E poi cosa è cambiato nell'ultimo quarto d'ora? Perché la Leonfortese ha preso due pali, ha colpito due pali, una traversa, ha avuto almeno altre 5 palle gol. Cosa è cambiato? Ma niente, l'ho detto, per 75 c'è stato grande calcio da parte, si giocava sempre palla a terra, abbiamo creato tanto, abbiamo fatto tanto. Il problema è gli ultimi 15 minuti o 20 minuti, non mi ricordo bene, loro giustamente perdevano 1-0. Cosa cambia tra perdere 1-0 o 2-0? Si sono messi tutti davanti la nostra metà campo, mette palla lunga dal portiere, dal difensore dentro l'area. E lì noi eravamo leggeri, ci mancava qualche difensore di peso. E alla fine hanno meritato il pareggio, alla fine l'hanno meritato tutto il pareggio. Bisogna dire che si potevano sfruttare meglio sicuramente le praterie che la Leonfortese lasciava, soprattutto nell'ultimo. Assolutamente sì, l'ho detto, abbiamo avuto 3-4 ripartenze, 3 contro 1, 3 contro 1 e non metti la palla dentro, pazienza, poi alla fine quello che paga è sempre l'allenatore, perché la partita non si chiude, ma ci sta, il calcio è questo, però. Ripeto sempre, complimenti a questi ragazzi perché sono retorico, stanno facendo una cosa eccezionale, stanno dimostrando il valore che hanno, peccano di un po' di maturità, lì ci dobbiamo lavorare, pian piano ci lavoreremo, dobbiamo crescere e cresceremo. Mister, al di là di questo è comunque un risultato utile, nel senso che il Mazzara muove la classifica, sale a 22 punti, te lo saresti aspettato dopo 12 giornate? Assolutamente no, però sono arrabbiato, sono rammaricato perché ci poteva essere qualche punto in più. Non ci mettevo la firma all'inizio, ma dopo tutte le partite che abbiamo giocato ci poteva stare qualche punto in più. Pazienza, ho visto pure qualche risultato, tipo il Favara che ha pareggiato, mi sembra, il Misimir ha pareggiato, quindi in sé per sé un pareggio ci sta, non è che è la fine del mondo, ma per come è arrivato siamo arrabbiati. Un campionato Ma siamo arrabbiati per ce lo meritiamo, attenzione, ce lo meritiamo, perché loro alla fine hanno fatto la loro gara, hanno fatto le loro partite e hanno raggiunto il pareggio meritatissimo. è un campionato tosto, dicevo, dimostrazione che per fare il risultato con
qualunque squadra, comunque serve grande carattere. Hai già detto che martedì tirerai le orecchie ai ragazzi, come si prepara il Mazara alla prossima sfida che disputerà ancora tra le mura amiche del Nino Vaccara contro lo Sciacca? La prepariamo sempre alla stessa maniera, cercare di lavorare tanto sulla testa, non più sulle gambe, e ripartire. Ogni volta che ci cadiamo ci dobbiamo rialzare, questa è la forza di questi ragazzi. Oggi mettiamo caso è stata una caduta, anche se abbiamo fatto un risultato utile, ma da domenica pensiamo allo Sciacca, che è uno scontro diretto se vogliamo andare, tra virgolette, ai playoff. Non l'ho detto mai, ma se vogliamo fare il cambio dobbiamo dare una svolta.